Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Io sono Alice, se non mi conosci, male male. Significa che non sei iscritto al canale, quindi mi raccomando iscriviti, questo tu trovi il tastino e soprattutto attivate la campanella per avere sempre le notifiche dei nuovi video che escono. Ovviamente a voi non costa niente, ma per me è molto 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 importante. Tra l'altro siamo quasi a 25.000 iscritti, non so ci saremmo già arrivati quando questo video uscirà, ma io vi sono grata, grazie. Prima di ogni mio video ci deve essere una premessa, quindi yay! Sentirete questo rumore ronzio in sottofondo, non so che problema abbia la mia ring light, sto cercando di capirlo, quindi vi chiedo perdono se sentirete questo rumore in sottofondo, è veramente fastidioso, me ne rendo conto. Me lo chiedete veramente da un sacco di tempo, ogni volta che vi chiedo idee per video sotto in questo periodo, diciamo. Ed è arrivato il momento di aprire un calendario dell'avvento insieme. Sì, siamo un mese in anticipo, ma siccome siamo praticamente quasi tutti in zona rossa, è ora di anticipare il Natale. E poi penso che se qualcuno di voi volesse regalarlo a qualcuno, sia carino magari sapere in anticipo cosa andrete a regalare. Oppure è una scusa semplicemente perché sono curiosa, ce l'ho qua da settimane e muoio dalla voglia di aprirlo. Il calendario in questione è quello di NYX, quindi all'interno ci sarà del make-up. Dietro è già spoilerato cosa contiene, ma non l'ho mai guardato perché appunto non voglio spoilerarmelo. Il tema di quest'anno della collezione natalizia è Diamonds and Ice, please. Innanzitutto ovviamente ringrazio NYX per avermelo inviato e appunto non vedevo l'ora di poterlo aprire. Quindi direi di iniziare cercando di togliere questo scotch senza rovinare tutto. E mentre io cerco di aprire questa scatola volevo dirvi due cose. Uno, che qua sotto in descrizione trovate sempre tutti i miei social, quindi mi farebbe molto piacere venisse a seguirmi anche lì. E seconda cosa, su Instagram è uscito il mio filtro, quindi sono riuscita a creare un filtro con l'aiuto di un ragazzo gentilissimo. E quindi niente, mi farebbe molto piacere se voleste venire a provarlo anche voi, lo trovate sul mio Instagram. Niente, vado a munirmi una forbice e torno. Ok, sono riuscita ad aprire lo scotch e all'interno... No vabbè raga, non l'avevo ancora visto ovviamente all'interno. No vabbè. Cioè è tipo super trash, super kitsch, brillantinoso come piace a me. Cioè è tutto glitterato. No vabbè raga. Tra l'altro bling bling è una cosa che diciamo io e le mie amiche per prendere in giro una delle loro mamme. Questa cosa fa troppo ridere. Adoro, cioè è bellissimo, tipo troppo nel mio stile. Ah, non vedo l'ora. Partiamo subito senza perdere te. Ah, ma è in ordine. Ma pensavo di dover trovare le caselle, signor NYX. Va bene, così è più facile, no, così non ci perdiamo d'animo. Apriamo la numero 1. Senza fare danni, Alice. Ok, e c'è un matte lipstick che non viene fuori nemmeno per errore. Ok, allora, si presenta così. Il colore è... Allora, non c'è il numero del colore, ma il colore è Perfect Red, che penso che sia giusto, almeno a parer mio, che in ogni albero dell'avvento di make-up ci debba comunque essere un rossetto rosso per la stagione. Tra l'altro è molto bello perché è freddo, cioè non è super caldo, è un sottotono freddo, quindi molto bellino, mi piacciono un po' di più. Li metto raramente, ma sicuramente per Natale non ne ho molti rossi, quindi... Sarà un ottimo alleato, un ottimo momento, motivo per provare un rossetto rosso. L'ho rimesso dentro per non perderlo. Andiamo subito al numero 2, che non so se lo vedete, ma arriva da qua a qua. Un po' più grosso, vediamo. Born to Glow illuminante liquido. Questo sono molto molto curiosa di provarlo, quindi lo swatchiamo subito, perché ne ho sentito parlare davvero bene e a me piacciono molto i blush liquidi, quindi penso che... Si potrebbe provare un bel illuminante liquido, tra l'altro è un rosa freddo perlato, quindi già mi sembra molto molto bellino. Bello, molto bello, secondo me anche come base per un altro illuminante se vi piacciono un po' più carichi. Questo sicuramente entrerà nella mia everyday makeup routine perché mi piacciono, effetto bagnato, molto 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 bello. Andiamo al numero 3, che è grande come quello di prima. Intravedo già qualcosina. Ta-da! Una tinta labbra, questa immagino, penso, sì. È una lip cream
soft matte che dalla videocamera sembra molto più marroncino, è tipo un beige rosino nude e il colore è Cannes. Ed è penso la linea, quella appunto ispirata alle città del mondo. Ed è un soft matte, quindi non dovrebbe rimanere troppo asciutto. Tra l'altro questi qua li avevo già provati l'anno scorso da mia sorella. Sì, è quello che immaginavo. Ha una texture molto molto delicata, sembra proprio una crema. E non si asciuga del tutto. Molto molto bellino, questo colore è già più nelle mie corde da tutti i giorni, quindi molto molto bello. Numero 4, andiamo più spediti possibile, non ci perdiamo troppo in chiacchiere in questo video, così... penso sia un ombrettino. Si chiama Glam Purple Eyeshadow, quindi comunque è un ombretto. Glam Purple è... a me sembrava più tipo argentato, però effettivamente dalla videocamera sembra tipo un violetto argentato. Andiamo a swatchare. Bellissimo, questo qua fa un bel effetto specchiato, è tipo un violetto perlato, un lillino ecco, anche chi si trucca un po' più basic, secondo me anche da tutti i giorni, molto 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 bellino. Stavo già per fare un fail perché 4 sta per aprire 5, ma in realtà questo qua è il 9, il 5 sta qua ed è quadrato, un po' più grandicello. Bello bello, questo qua l'ho già usato, l'ho già anche regalato l'anno scorso ed è piaciuto moltissimo, quindi se vi capita questo qua anche singolo, so che è molto... questo qua se vi capita di prenderlo, trovarlo singolo anche in negozio è molto molto buono. Si chiama This is Everything Lip Scrub, quindi è uno scrub labbra da usare prima del rossetto. Ed è rosino, in realtà non colore, cioè tipo incolore. Volevo sentire se avesse cambiato la fragranza, invece no. Ha l'odore delle loro tinte labbra, soprattutto della collezione di 2 anni fa, quella di Natale, di cui mi avevano invitato all'evento. Sa tipo di caramella ed è uno scrub molto delicato, buonissimo raga, cioè vi lascia le labbra stramorbide, molto idratante. Lui ha provato. Pronti, pronti, pronti ad andare al 6, che è nuovo un po' più piccolino, quindi potrebbe essere di nuovo qualche cosina per le labbra, perché ha le dimensioni di questi. E ci ho preso... oh, adoro, adoro, adoro. Allora, c'è scritto Butter Gloss. Adesso lo andiamo ad estrarre. Lui è il colore Angel Food Cake. Ha già un nome molto carino. Mi piace un sacco il packaging, ha 2 colori diversi. Ok, me lo aspettavo più trasparente, però effettivamente no. Un gloss burroso e colorato. Non ha base particolarmente trasparente di questo... rosino fucsia, molto molto carino, molto molto interessante. Io i gloss li adoro e si vede molto in questo periodo. Vabbè, diciamo che provarlo, tanto ovviamente quello che avevo sotto era un gloss trasparente. Molto carino come colore, molto molto bello, mi piace assai. Partiamo con la casellina numero 7, che è la penultima della nostra prima fila. Per me con le mani piene di make up per non sporcare la camicia. È un altro ombrettino. Questo è un colore che mi piace tantissimo. Il colore è semplicemente crystal, ma è veramente veramente bello. Sbocciamo subito anche questo perché mi sembra un bel argento. Allora, il più che un argento potrebbe addirittura essere un oro freddo. Purtroppo la mia videocamera rende veramente... mi è appena caduto e si è distrutto ed è ancora più bello in assoluto. Ora capisco perché le aziende non mi inviano i loro calendari dell'avvento da aprire. Niente, provo a ricomporlo e arrivo. Ringrazio che abbia una base leggermente cremosa, quindi sono riuscita con una spatolina a premerlo. Lo terrò perché veramente è bellissimo, c'è proprio un bel oro freddo. E niente, andiamo avanti. Andiamo avanti con l'ultimo della nostra fila, che è il giorno numero 8. Bello, questo qua so che cos'è. È sempre della linea This is Everything, che è quello dello scrub labbra, ed è un lip oil, quindi è proprio un olio idratante da utilizzare successivamente. Tra l'altro amo questi scovolini. E ha sempre il solito profumo di caramella. E come si vede è semplicemente
trasparente, amo i lip oil, quindi questo qua prima di andare a dormire io lo utilizzo sempre, non solo quello di NYX, però i lip oil sono la mia cosa preferita da utilizzare prima di andare a letto. Numero 9, primo dell'ultima fila, primo della seconda fila, ok. Allora, sono confusa perché di nuovo un This Is Everything lip oil, ma questa volta anche il packaging è un po' olografico, quindi immagino sia... Ah, ok, non so se lo vedrete, ma rispetto a questo... Ok, sì, si nota la differenza, questo qua, quello di prima, è rosato. Molto molto bello, molto molto carino, e così avrò una bella scorta per un po' per avere le mie labbra idratate, quindi top, mi piace molto, questo albero ci sta piacendo. Ombretti però non abbiamo trovati, non lo so, io spererei un po' o nella mini size di un eyeliner o una matita occhio, una matita sopracciglia, così un po', perché se tu lo regali a una persona che magari ha le prime armi con il make up, può essere una cosa molto carina. Tra l'altro è fatto come quello di sopra, bello lungo, ok. Allora, è come quello di sopra, è un illuminante liquido, questa volta, allora, quello di prima era rosato, questo packaging un po' più marroncino, penso sia un po' più caldo, proviamo. Allora, è sempre un illuminante, ma una base molto aranciata. Questo qua penso lo darò a mia sorella, perché io vedo una carnagione molto chiara. Già su di me i blush, gli illuminanti parecchio rosa risaltano tanto, e si vede purtroppo anche con la mia ring light, che sono praticamente un fantasma. Però questo qua è molto aranciato, questo qua per una carnagione un po' più scura secondo me è ottimo, ma è leggermente dorato, un po' più caldo rispetto a quello di prima. Quindi comunque molto bellino, perché c'è sia per chi ha la carnagione un po' più chiara che chi ha la carnagione un po' più olivastra, quindi secondo me è una buona alternativa. Ok, questo qua è fatto come quelli di prima per le labbra, quindi potrebbe esserci un altro prodottino labbra. So che nei calendari NYX, perché l'anno scorso l'ho regalato a mia sorella per Natale, piacciono molto i prodottini labbra, quindi infatti immaginavo uguale a sopra. È un soft matte, quindi un lipstick un po' più cremoso che non si asciuga del tutto. Prima abbiamo trovato questa colorazione qua, questo qua sembra un po' più marroncino. Neanche, ok, dallo scovolino sembra un rosa un po' più freddo. Sì, infatti, un po' più freddo, vuol dire un rosa un po' più scuro, ma va bene. E ha questa colorazione qua. Rispetto a questo non si nota, però sì, è un po' più scuro, un po' più marroncino appunto. Altro giro, altra corsa, questo qua è di nuovo quadrato, che potrebbe essere un altro ombretto. No, sembra più grande, chissà. Ok, un altro prodottino della linea This Is Everything, quindi sempre per la cura delle labbra, che secondo me ci sta, è un po' come mischiare un po' di skin care, in questo caso lip care, ha un po' di make up, quindi è buono buono. Allora, questo prodottino della linea non penso di averlo mai provato, ma è un Lip Loving Balm, secondo me è perfetto in accoppiata con lo scrub. Ha sempre questo profumino di caramella ed è un balsamo labbra solido. Tra l'altro mi piacciono molto questi qua solidi, perché da portare in borsetta sono un'ottima alternativa. Ovviamente da mettere con le mani pulite, raga, o con un applicatore, infatti mi porto sempre un applicatore. Però molto molto carino. Per la cura delle labbra direi molto molto bello. Pronti ad andare al numero 13. Questo, oh mamma, questo qua anche bello quadrato. Bello, ottimo, ottimo, ottimo secondo me. HD Finishing Powder, chi mi segue da un po' lo sa, la utilizzavo. È un'ottima cipria trasparente in polvere compatta. Questa qua è veramente, veramente buona, raga, è ovviamente una mini size, ma vi consiglio di provarla perché è stupenda, l'ho usata per un sacco di tempo. Allora, 14 e 15 hanno la stessa forma, stessa dimensione, penso saranno altri due prodotti per le labbra, immagino. E infatti... nel numero 14 troviamo un matte lipstick. Questa volta la colorazione è natural, quindi dovrebbe essere un colore appunto abbastanza nude. Bellino, bellino, mi piace tanto. Allora, è un rosatino molto caruccio, bello, mi piace. Perché non è troppo, troppo... non è troppo fucsia, secondo me è veramente, veramente carino. Vai, spediti, belli, come piace a voi, dove non parlo, dove non perdo tempo. Andiamo col numero 15. Oh, bello, ma... ah, ok, sono due colori diversi. È un altro Butter Gloss, ma questa volta il colore è Crème Brûlée. Mi piace un sacco che sia ispirato a nomi di dolcetti. Quello di prima era questo. Andiamo a switcharlo qua vicino. Bello, io adoro questo colore.
è tipo un color pesca, molto molto carino, bello, questo qua lo adoro ed è ovviamente un gloss. Questo qua mi piace moltissimo. Numero 16, vediamo un po'. Oh, bellino. Un altro ombretto. Non mi ricordo se gli anni scorsi ci fossero così tanti ombretti. Questo cerchiamo di non farlo cadere, Alice. Si chiama Golden Bronze e ovviamente è un bronzo. Bello, questo qua è un po' più vivido anche da vedere ed è un bel rame dorato. Rame bronzo, molto bello, secondo me è perfetto per questo periodo, quindi direi approvato. Passiamo all'ultima fila che ci è rimasta, partendo dal 17, che anche questa qua è quadrata. Comunque non so voi, ma io amo follemente aprire i calendari dell'avvento, c'è proprio una cosa soddisfacente. Poi tutti insieme perché non ho voglia di aspettare, ma sono molto molto simili, questo e questo. Su che abbiamo appena aperto, vabbè, è sempre un ombrettino shimmer, mi piace che sia tutto shimmer perché io vi giuro che non ci voglio credere, cioè il colore più bello in assoluto, che è quello che mi piace di più, Crystal, si è distrutto, questo qua è ancora perfettamente intero, questo qua che si chiama Bronzed Goddess è più dorato effettivamente, un po' più scuro, un po' più intenso, ma lo mettiamo subito a confronto. Sì, non so se notiate bene la differenza dalla videocamera, ecco, così si nota di più. Questo è più aranciato, questo è più dorato. Molto molto carino, mi piace. Comunque penso che appunto NYX dopo questa volta non me lo manderà mai più un calendario della fetta. Numero 18, sempre la forma dei nostri prodottini per labbra, quindi potrebbe essere un prodotto labbra. E infatti è un matte lipstick, questa volta bello scuro. Il colore è Siren. Ed è un viola rosso molto scuro. Andiamo a swatcharlo subito. Sì, è tipo un viola borgogna. Molto bellino. Secondo me comunque hanno scelto delle belle sfumature autunnali, come si vede. Sono proprio colori autunno-inverno, che sono colori caldi, quindi ci stanno per questo periodo. Direi che comunque hanno fatto una bella scelta di colori. E nonostante non sia ancora finita, però penso prodotti labbra per il resto della mia vita. Infatti anche il 19, dalla forma, suppongo essere un prodotto labbra, ma potrei sbagliarmi. E invece no. È un altro matte lipstick. Allora, questa volta vedendolo così mi sembra più rosa. Il colore è Whipped Caviar. Spero di averlo pronunciato giusto. Allora, questo qua è quello che ci è uscito prima, un po' più rosa salmonato. Questo è un po' più freddino, un po' più nude. Però bellino, cioè i nude comunque vanno usati tutto l'anno, cioè si usano tutto l'anno, quindi anche questo qua secondo me è una bella scelta, anche se secondo me sono tanti prodotti labbra. E avendo visto appunto Irene aprirlo l'anno scorso, so che anche l'anno scorso erano moltissimi prodotti labbra, mi aspettavo un po' più di varietà, però effettivamente loro sono anche molto famosi per la qualità molto alta dei loro prodotti labbra. Andiamo al 20, ci mancano gli ultimi 5, oh bellini. Lui è rotondo ed è un altro ombrettino in cialda, questa volta si vede anche dalla videocamera, un po' più rosato. Il colore è rose gold, secondo me un bel rose gold ci stava e come. Andiamolo subito a swatchare e lo facciamo qua su, spero vediate, sì. Bellino, molto bellino, non è too much, ha proprio una base bella rosata e leggermente trasparente, quindi non rimane troppo vivace, troppo presente. Secondo me bellissima scelta cromatica, questo qua insieme a Crystal mi piacciono tantissimo. Di corsa al 21, che è un po' più lungo, ed è, oh bellissimo, 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 raga, ci stanno tenendo le ultime caselline come sorpresa. Non l'ho mai provato, è un HD Studio Photogenic, è una base per ombretto. Non so se sia un prodottino nuovo, perché forse non l'ho mai visto. Bello, mi piace, penso sia abbastanza trasparente, sì. Proviamo qua su. Sì, è una base piuttosto trasparente che va bene per tutti come base per l'ombretto. Vi farò sapere, soprattutto su Instagram, se effettivamente è valido. Mi piace, una cosina diversa, bello. Pensavo fosse un altro prodotto labbra, invece... bello, ci piace. Let's go, let's go. Andiamo al 22, che è piccolo e quadrato, potrebbe essere un altro ombretto. Ok. No, ho distrutto la scatola. E vabbè, niente, raga, oggi... bellissimo, meraviglioso. Spero lo possiate vedere. Ha lo stesso colore. Allora, innanzitutto, è un ombretto
E questo qua si chiama Antique Gold, lo amo, stupendo. Ed è un oro, proprio oro. Andiamo a sbocciare anche lui. Cioè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, è talmente luccicante che neanche si vede in videocamera. Spero che così lo vediate. Stupendo, bellissimo. Ha lo stesso colore del quel illuminante famoso di Fenty, Trophy Wife, che io avevo preso a Londra. Meraviglioso. Bello, come ho detto, le ultime quattro ci stanno facendo delle belle sorprese. Devo dire, mi piace. Ok, invece moltissimo. 23, un Butter Gloss. Questa volta è molto simile a quello che c'è sopra. Oh, vabbè, il colore è già un nome che mi ha già conquistato, che è Tiramisù. Vado sempre a sbocciarlo da questa mano, così vedete la differenza con gli altri. Mi sembra un rosino un po' più freddo, sì. È un po' più freddino rispetto agli altri due, è anche un po' più pieno, mi sembra, come colore. Molto bello, però. Io, vabbè, i gloss li utilizzo, li uso e li strauso, quindi non posso dire niente. Il 24 invece è piuttosto lungo. Adesso sono molto curiosa. Dai. Oh, per l'ultima casella. Non ci spoileriamo. Oh, bello. No, pensavo fosse un illuminante di questi qua liquidi dalla forma. E invece no, è un prodottino che ho utilizzato, che è molto molto valido, che è il Pore Filler di NYX. Quindi è un primer che diventa, sembra quasi siliconato come effetto, però non va a soffocare la pelle. A me non ha mai creato problemi neanche con i brufolini e copre perfettamente ad esempio me le cicatrici dell'acne. Veramente, veramente top. Devo dire che in generale ha provato, perché comunque abbiamo dei prodotti per la base e anche per la base dell'ombretto, che andrà a rendere più brillanti gli ombretti shimmer, perché applicati con una base il brillante esce ancora di più. Ho detto troppe volte brillante. È una bella quantità comunque di prodotti labbra, come sempre. Questo qua che è bellissimo, che ho distrutto, ma... Amen. Sono molto curiosa di provare gli illuminanti, perché come sapete sono una mia grande, un mio grande amore. Mi spiace magari non ci sia stato anche un blush, così, o un mascara, però molto 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 bello. Devo dire, approvato, e gli darei un bel 8 su 10, perché secondo me manca qualcosina e c'è poca varietà, soprattutto nei prodotti labbra. Cioè, come se ne potevano mettere meno per mettere altri prodotti, però secondo me è un gran bel calendario. Se appunto volete regalarlo a qualcuno per farlo avvicinare un po' al mondo del make-up, provare un po' di tutto, di un determinato marchio. Se non sbaglio non costano nemmeno tantissimo, infatti appunto l'anno scorso l'ho regalato Irene. Quindi ve lo consiglio, soprattutto adesso che poi ci sarà il Black Friday, se non sbaglio. Queste cose qua sono molto molto convenienti, quindi dateci un occhio. Il Black Friday è il 24, spero che questo video sia già uscito per allora. Però vi consiglio di dare un'occhiata, secondo me è bello valido. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se è valido secondo voi oppure no. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video. E se questo video vi è piaciuto, vi porterò un calendario dell'avvento un po' speciale la prossima settimana, molto appunto un po' particolare, con una persona particolare. E niente, spero di avervi messo un po' la scimmia e noi ci vediamo